Buongiorno, io sono Adina Druma, sono studentessa nel laboratorio di percezione e apprendimento tattile. Il professor Diamond, il direttore del nostro laboratorio, non ha potuto essere qui oggi perché ha un impegno in consiglio di una tesi di dottorato. Il nostro laboratorio, come tutti i laboratori di Sissa, porta insieme a Trieste giovani da tutto il mondo. Ed eccoci qua insieme, una foto del nostro gruppo di ricerca. Il nostro laboratorio cerca di capire il linguaggio neuronale della percezione. Ogni giorno siamo circondati da persone, animali e oggetti di tutti i tipi. Anche se non abbiamo il minimo dubbio della esistenza di questi oggetti, la realtà fisiologica è che le esperienze accadono a causa di una loro rappresentazione nel nostro cervello. Abbiamo un'esperienza del mondo, ma in un certo senso abbiamo un'esperienza della nostra attività neuronale. Ma come facciamo a quantificare questa esperienza neuronale? Sembra un problema con troppi parametri indefiniti, quindi è molto difficile da risolvere. Però i nostri ratti ci aiutano a capire a risolvere questo problema. Nei nostri esperimenti usiamo solo tre variabili, ognuna di cui molto bene definita e quantificata. Prima gli stimoli che entrano nel sistema nervoso, seconda l'attività cerebrale che è evocata da questi stimoli e la terza l'azione dell'animale. E siccome il compito dell'animale è di fare azioni in base alla sua percezione, dalle sue risposte abbiamo una finestra alla sua percezione. E per capire meglio qual è la nostra strategia, abbiamo un piccolo filmato che è una giornata nella vita di alcuni dei nostri soggetti. Noi teniamo i ratti nelle gabbie che sono arricchite di vari oggetti, giocattoli, scale, tunnel e così via. Qui Francesca entra nella stanza per portare un animale a lavorare, diciamo. I ratti non vedono l'ora di cominciare l'esperimento. Vedete quanto velocemente è entrato nella scatola di trasferimento all'apparato. Ed eccolo qui, è pronto a lavorare. Nei nostri esperimenti i ratti ricevono un premio di succo di frutta ogni volta che fanno una risposta giusta. Per esempio, questo ratto ha imparato a distinguere tra due classi di oggetti, con anelli e con tasselli. Dall'altra parte, questo ratto ha imparato a determinare l'orientazione, orizzontale o verticale delle strisce che gli vengono mostrate. E qui c'è una singola prova rallentata nel tempo. E infine questo ratto impara a analizzare le vibrazioni che riceve tramite le sue vibrisse. E nello stesso tempo noi analizziamo l'attività cerebrale e queste tracce colorate sono l'attività dei neuroni. E questo compito è particolarmente interessante perché il ratto deve percepire un stimolo, tenerlo in memoria e poi percepire un secondo stimolo che poi deve paragonare al primo stimolo. Facciamo gli stessi esperimenti anche con gli soggetti umani. E infatti i ratti la performance è abbastanza simile con quella degli umani. E tutti gli attrezzi che usiamo sono fatti nel laboratorio di meccatronica, qui alla Sissa. Yes, no, we give them money.
This is an object. Questo è un oggetto che viene progettato nel con un programma specializzato che poi viene stampato con una stampante 3D e abbiamo esattamente l'oggetto che è stato programmato attraverso il software. Ok. Quindi mettendo insieme gli stimoli, l'attività neuronale e la percezione dell'animale, il nostro laboratorio capisce il linguaggio neuronale della percezione. E la nostra conoscenza sulla biologia della percezione aiuta anche a costruire dei robot. Per esempio questo ratto robotico usa le sue vibrisse per riconoscere gli oggetti che lo circondano. Per finire, il nostro laboratorio riceve un sostegno da consorzi dell'Unione Europea, dalle fondazioni private e dal Ministero italiano. E grazie.